Il condimento migliore. Ehi, ciao! È da molto che sei arrivato. Ero andato a prendere il giornale del Fantabosco di oggi. Vediamo un po' che notizie ci sono. Cuoco Basilio ha un diavolo per capello. Povero Cuoco Basilio. Ci credo. Sai, ogni giorno alla Reggia arriva una corte nuova da qualche lontano regno di fiaba. E ognuna ha delle esigenze particolari. Ad esempio, il re di fiaba della Cina mangia soltanto chicchi di riso ripieni. Oppure il re di fiaba del profondo nord mangia soltanto frittelle di licheni. Ah, non vorrei essere nei panni di Cuoco Basilio. Per non contare poi dell'etichetta. Per stare a tavola, a corte, bisogna seguire un'etichetta e comportarsi molto bene. Perché per la tavola ci sono buone norme. Non si sparge tutto il cibo in giro a caso. Non si legge, non si canta e non si dorme. Non si mettono le dita dentro il naso. Non si gioca con il pane e con la frutta. Non si beve con risucchio dal bicchiere. Non si corre, non si grida e non si rutta. E non si fanno rumorini col sedere. Ma sono sicuro che tutte queste cose tu non le fai. Vero? Torniamo alla notizia. Cuoco Basilio cerca disperatamente i pinoli del pino più vecchio del Fantabosco. Principessa Odessa ha dichiarato che mangerà solamente la torta fatta con quei pinoli, perché sembra che facciano venire la pelle bianca e lucente come le perle. Di quei pinoli però non se ne trova più uno in giro e Cuoco Basilio sta inondando le pentole di lacrime. Ah, povero cuoco. Un momento. Questa volta posso essergli d'aiuto. Perché se non ricordo male, dovrei avere in cantina una piccola scorta di quei pinoli. Hai visto? Ricordavo bene. In cantina avevo ancora un barattolo pieno di pinoli del vecchio pino. Ora li porto subito a Cuoco Basilio, così potrà preparare la torta per Principessa Odessa. Chissà se è vero che questi pinoli fanno diventare la pelle bianca come perle. Principessa Odessa dice di sì, ma a volte queste principesse hanno delle strane idee. Adesso accendiamo la fiamma. Fiamma? Ma questa è la voce di Lupo Lucio. Che stia combinando una delle sue. Sarà meglio dare un'occhiata. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri Lupo Lucio, tanti auguri a me. Ah, Cipigna, me ne sono dimenticato, oggi è il compleanno di Lupo Lucio. Nessuno che ti fa gli auguri, nessuno che ti porta i regali. Cosa c'entra? Io sono un lupo solitario e io sono superiore a queste cose, eh? Sì. E poi questa ciambella che sa di segatura, eh? Ci voleva una bella torta di salsicce fumanti, sì. Come faceva la mia mamma una volta, tanto tempo fa. Questi ricordi mi commuovono. Povero Lupo Lucio. Quasi, quasi. No, questo non è il momento di fargli gli auguri. Sarebbe troppo umiliato a vedersi scoperto così. Beh, porto subito questi pinoli a Cuoco Basilio e poi preparerò una bella sorpresa per il compleanno di Lupo Lucio. Vado e torno. Ma proprio schifo, però, eh! Povero me, se non trovo quei pinoli sono fritto. Avrei messo la mano sul fuoco, che ce ne fossero ancora, invece niente. La principessa Odessa mi farà cacciare da tutte le cucine dei regni di fiaba. Che disonore! Cuoco Basilio? Tonio! Per caso ti servono qualcuno di questi? Vuoi dire che quelli sono i pinoli del vecchio pino? Raccolti uno alla volta. Ah, tu salvi il mio onore che fino adesso non aveva ancora una macchia d'unto. Ah, folletto Tonio. Ascolta, io Cuoco Basilio ti sarò debitore per l'eternità. Chiedi qualunque cosa e sarà tua. Beh, ecco, veramente una cosa ci sarebbe. Vorrei una pelle
bella torta di salsicce per Lupo Lucio. Per Lupo Lucio? Mai! Per mille faine, da questa cucina non uscirà una lisca di pesce per quel rubagalline mangiabrodo a tradimento. Sì, hai ragione, è un rubagalline, però vedi, oggi è il suo compleanno. Guarda, tu non sai quello che mi ha combinato. L'altro giorno stavo cucinando un'enorme oca per 40 invitati e l'avevo farcita con dentro dei fichi con la goccia, con i funghetti delle fate. Insomma, l'ho rosolata tutta quanta con un solletico di rosmarino, le patatine. L'avevo appena tolta dal forno, la metto sulla finestra per farla raffreddare. Prendo un forchettone, mi volto e che cosa vedo? Lupo Lucio che scappa con la teglia, l'oca, tutto! Deve essere stato un bel guaio, eh? Un bel guaio, dici, eh? Avresti dovuto vederli lassù, nelle sale. C'erano 40 ospiti con le forchette in mano, la bocca aperta. Ma se Lupo Lucio ronzerà ancora intorno alla mia cucina, io giuro che gli stacco la coda a colpi di scopa! Beh, forse adesso è meglio mettere i pinoli sulla torta. Speriamo che almeno con questi, principessa Odessa, se la mangi. Speriamo? Ma chi potrebbe rifiutare una torta fatta da cuoco Basilio? Chi? Lei! Bisogna piangere in babilonese per farle mangiare qualche cosa. Niente che le piaccia, che la stuzzichi. Niente, niente di niente. Che profumino delizioso. Bastasse il profumino, Tonio. In ogni caso, per la regal merenda di principessa Odessa ho preparato anche qualcosa di scorta, non si sa mai. Io sono sicuro che se la mangerà tutta questa torta. Sì, vado. Non vedi che sto andando? Uff, quella baglia mi vorrebbe ripiena come un tacchino. Ciao, Tonio. E che cosa ci fai qui? Ho portato i pinoli del grande albero a cuoco Basilio. E lui con quelli ti ha preparato questa torta dal profumino delizioso. Ah, sì, è vero, è vero. È peccato che oggi io non abbia voglia di torta. Ma se mi avevi detto che avrei dovuto fartela proprio con questi pinoli. Sì, può darsi, ma ho cambiato idea. E non c'è nient'altro? Beh, immaginando che tu non avevi voglia di torta, mi sono permesso di preparare qualcosa d'altro. Ecco, un mille pani guarnito con erbette delicate. No, troppo alto! E allora una soffice spianata di fior di farina con delle olive orientali. No, troppo basso! E un budino di caramello alla cannella raccolta sotto la luna. Troppo tenero! E allora un pancrazio mandorlato con uvette colte da mani di fata. Troppo duro. E una crema di uova di cigno spolverata con neve di zucchero. Troppo dolce. E allora un timballo di capperi insaporito all'aceto balsamico. Troppo salato. Troppo dolce, troppo salato, troppo alto, troppo basso. Non ti sembra di esagerare un po', principessa Odessa? Sai cosa ti dico? Che tutte queste schifezze le prendo io e le porto a chi le apprezzerà. Fai come vuoi, Tonio. Tanto è soltanto cibo. Ed io non ne ho voglia. Che cosa ti avevo detto, Tonio? Non c'è speranza. E quando Requercia si accorgerà che la sua bambina non mangia nulla di quello che io preparo, mi farà cacciare da tutte le cucine dei regni di fiaba. Tu, vieni qui, bella salsicciottina, vieni da zio Lupo Lucio che ti piace così tanto. Vieni qua, eh? Vattene via dalla mia cucina, lascia stare le salsicce, lupo ladro, imbroglione!
Non c'è giustizia. E principessa Odessa non mangia le torte farcite e i pani squisiti, mentre quel lupo si mangerebbe anche il tavolo. Ma che cosa ho sbagliato? Gli ingredienti. Ho messo troppi condimenti. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Non hai sbagliato proprio niente, sì. Cuoco pignolo e tirchio. L'unica cosa è che ti sei dimenticato che il miglior condimento è la fame. E io ho una fame nera. Lupina. Una fame che si mangerebbe da sola. Una fame che ulula dalla solitudine. Cuoco Basilio, Lupo Lucio ha ragione. Abbiamo sbagliato tutto. Il miglior condimento è la fame. Sai perché Principessa Odessa torce sempre il nasino davanti a tutte queste cose buone? Perché ne ha troppe e vengono offerte prima ancora che lei abbia fame. Ma io non posso cucinare cose cattive, cucinare cose buone è il mio mestiere. Ma sì, certo. Però questa volta faremo trovare la cucina vuota a Principessa Odessa. Quando tornerà qua non troverà neanche una briciola di... Anzi no, troverà soltanto del semplice e buonissimo pane. Cuoco Basilio? Cuoco Basilio, ci ho ripensato. Forse... Cuoco Basilio, ma dove sei finito? Lo senti che mi cerca? Devo andare. Vieni qua, tu non ti muovi di qui. Fermati. Uffa, super uffa e arciuffa. Proprio adesso che avevo deciso di onorare la torta, con un bel morso. E va bene. Vorrei dire che mi servirò da sola. Dunque, la torta qui non c'è, i budini, ma tutti i pancrazi, i dolcetti, le spianate. Oh, ma dico, ma possibile? Possibile che non ci sia più nulla? Hai visto? Tu pensavi che non facesse caso alle tue ricette, invece le aveva adocchiate e come? Uffa, 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 super uffa e arci uffa ancora. Ma dico, ma proprio adesso, proprio adesso che mi era venuta un'ombra di appetito. Oh, e poi questa cucina che sembra un deserto. Farò licenziare quel cuoco che affama la sua principessa. Mi sono giocato il cappello, questa volta sono rovinato. Vedrai, si aggiusterà tutto. Ehi, ma quello che cos'è? Pane. Banalissimo pane. Peccato che le principesse non mangino pane, ma schiacciatine, sfogliatine, focaccine. Non ho mai mangiato del pane in vita mia. Beh, però visto che non c'è nient'altro, magari lo posso assaggiare. Hai visto che ti dicevo, sta assaggiando il pane? A me sembra che ci abbia l'aria schifata. Aspetta che senta il sapore. Sa di pane, un semplicissimo pane. Beh, però, per essere del pane, è delizioso. Che ti avevo detto? Che cosa stai mangiando, principessa Odessa? Io? Del pane, così, perché qui in questa cucina non è rimasto l'ombra neanche di un dolcetto. Allora io ho pensato di assaggiare questo piccolo pezzo di pane. E com'è? Oh, è profumato, fragrante. Oh, cuoco Basilio, ha un sapore che non avevo mai sentito prima. Ma che cosa ci hai messo dentro? Ci ha messo dentro un ingrediente che gli ha suggerito Lupo Lucio. La fame. Perché è d'accordo che quel lupo è un ladro e un imbroglione. Però è anche un fiero animale che segue le leggi della natura. E sa quanto è prezioso il cibo. È un espediente che mi ha suggerito Tonio. Non so davvero come fare a ringraziarlo. Ah beh, un modo ci sarebbe. Potresti preparare una bella torta di salsicce per Lupo Lucio, è il suo compleanno. Mai, non una salamella, non una salsiccia per quel rubagalline. Cuoco Basilio, ti ordino immediatamente di preparare una torta per il mio amico Lupo Lucio con le salamelle e le salsicce.
non sia mai detto che il lupoluccio non abbia la sua torta per il suo compleanno. Anche se so che l'hai fatta col mal di pancia, questa è proprio una bella torta per lupoluccio, gliela vado a portare subito. Già, ma dove sarà? Dopo che l'hai scacciato, chissà che fine avrà fatto. Dovrò girare in lungo e in largo per tutto il Fantabosco prima di trovarlo. Non ti preoccupare, Tonio, conosco i miei polli. Sarà sufficiente mettere questa torta davanti alla finestra. Il lupoluccio la sentirà a pinganta passo di distanza. Arriverà prima che tu conti fino a tre. Beh, facciamo subito la prova allora. Nascondiamoci e contiamo fino a tre. Uno, due, tre. Che cosa vedono? Le mie pupille lupine! Il mio naso non mi ingannava! Oh, una montagna di salsicce! Un'oasi di salsicce! No, no, un'isola di salsicce! Dove sarà quel rompiscatole del cuoco? Eh? Non c'è? E allora, pancia mia, suona la sveglia! Ma allora voi... E che vi siete ricordati? E che io pensavo che... Tutta questa commozione mi ha fatto passare l'appetito, ecco! Oh no, non è vero, ce l'ho sempre, l'appetito ce l'ho sempre, sì! Questa volta questa torta te la sei proprio meritata! Perché, grazie a te, principessa Odessa ha imparato una cosa importante. Sì, Lupo Lucio, è vero, ho imparato una lezione. Bisogna fare come il lupo, seguire l'istinto! Naso fino che più da prede chiotte, a zampe poderose, leggere nella notte. Il lupo vive in branco e il branco lo difende, ma se rimane solo è fiero e non si arrende. Lupo re del bosco, la fiaba della vita, c'era una volta e non è mai finita. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta attento, quando il lupo ti chiamerà. Lupo ha zanne grandi per fare più paura, orecchie lunghe lunghe che ascoltano la sera. Assale quando ha fame, ma non per cattiveria, la legge di natura si sa una cosa seria. Il lupo è il re del bosco, la fiaba della vita, c'è c'era una volta e non è mai finita. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta attento, quando il lupo ti chiamerà. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta attento, quando il lupo ti chiamerà. Ma cosa fai, Lupo Lucio l'impalato? Perché non entri ad assaggiare la tua torta? Ma volete dire che posso entrare senza che qualcuno mi cacci via? Per questa volta, visto che lo ordina principessa Odessa. Ma non prenderci l'abitudine, sai, le altre volte via, a casa. Non si può entrare. E ora accendiamo la candela e cominciamo a festeggiare. Come profumano! Come profumano queste salsicce! Lupo Lucio, me ne regaleresti una da mettere dentro il mio panino? Vabbè, ma zio Coyote, una salsiccia di qui, una salsiccia di là, la mia torta è finita, scusa. Vabbè, una, ma una soltanto. Non di più, perché sennò cosa mangio? Hai visto? Questa volta anche principessa Odessa ha capito il valore del cibo e che avere cose buone sulla tavola non è così scontato come pensava lei. Adesso però ti devo salutare.
È meglio controllare il lupo finché rimane qui in cucina. Però ti aspetto domani, puntuale, non mancare. Ciao!